Salve a tutti e benvenuti a questo video commento del quinto turno del torneo dei candidati 2024. Allora probabilmente faccio questo commento quando è già finito pure il turno successivo, quindi vabbè abbiate un po' pazienza, sono sempre in una situazione come sentite, forse un pochino d'emergenza, sto registrando dall'estero, ma insomma vediamo quello che c'è in ballo e quello che posso effettivamente fare. Abbiamo davanti a noi uno scontro molto importante che vede il capolista Jan Nepomniachtchi affrontare uno degli indiani più arrembante Pragnananda la partita si prospetta molto interessante e i due di certo non deludono le aspettative ma veniamo di preciso che hanno combinato questa partita Pragnananda gioca con il bianco inizia con E4 e Pognaci risponde con il nero E5 quindi partita di re che entra dopo cavallo F3 in eh, una difesa russa cavallo F6 quindi Pognaci usa una delle sue armi preferite questo tipo di difesa e ora Plagananda eh, non disdegna questo tipo di approccio, anzi entra in varianti principali quasi a sfidare il suo avversario. Infatti Nepomiaci è uno degli esperti maggiori di questo tipo di apertura, insieme forse a Caruana, e l'ha anche giocata spesso contro Carlsen nel match mondiale. Quindi non si può certo dire che non sia preparato. Comunque a questo punto il bianco si avventa sul pedone, il cavallo viene respinto prima di avventarsi il nero sul pedone. Isolato qua al centro del bianco il cavallo si ritira. E solo ora il cavallo nero cattura nel 4. Si prosegue con la spinta di 4 con l'idea di aprire queste linee di sviluppo per gli alfieri. E qua Ragnarna risponde difendendo il cavallo perché la sua posizione potrebbe divenire scottante. Dopo di 3 che il cavallo di fer di 3 attacca al cavallo alfiere e6 il nero sviluppa a sua volta l'alfiere il bianco rocca. quindi preparandosi eventualmente a fare pressione su questa colonna centrale con la torre il cavallo potrebbe rimanere effettivamente inchiodato pertanto si prosegue con il nero che arrocca colto e togliere di mezzo e ora la spinta c4 nuovamente tende a minare il pedone e del nero che è l'unico che difende questo cavallo quindi Ancora una volta Nepomnia ci deve prendere dei provvedimenti, gioca C6 difendendo a sua volta il pedone e quindi rimandando la minaccia al mittente, dopodiché il cavallo C3 attacca per l'ennesima volta il povero quino nero al centro e qui eh, Nepo non può fare altro che catturare il, il cavallo e proprio risponde ricatturando di pedone. A questo punto siamo ancora in apertura, una variante abbastanza nota di questa apertura. Si prosegue con Jan che gioca pedone per C4 andando ad attaccare l'alfiere. Questa sembra una manovra non molto furba però il bianco è costretto a riprendere l'alfiere muovendo un pezzo che aveva già mosso dopodiché si libera questa diagonale dove arriva l'alfiere f5 ed è ora il nero a controllare questa linea di azione c'è però anche da dire che l'alfiere del bianco non è che sta tanto lì a guardare sta attaccando a raggi x il re avversario quindi la posizione del bianco è decisamente accettabile segue alfiere g5 che attacca la donna questa cosa... Magari il nero la poteva gestire spingendo il pedone F, ma avrebbe indebolito il proprio re. Pertanto decide di spostare la donna con donna A5. Anche questa è una mossa molto velonosa perché attacca sia il pedone C3 che a raggi X l'alfiere del bianco. Per il momento è difeso dal cavallo, ma non si sa mai cosa potrebbe succedere. Per questo motivo, Prakrananda risponde con cavallo H4 quindi va in qualche modo ad attaccare l'alfiere che si sposta in E6 a questo punto il nero sta attaccando sia l'alfiere che il pedone vediamo eh, ovviamente l'ultima mossa di cavallo impediva a Nepomniaci di avventarsi sul pedone C3 perché avrebbe perso l'alfiere quindi dopo alfiere E6 ehm, qua abbiamo il nero che sta attaccando l'alfiere in g4, pertanto Pagnanda decide di cambiare e qui sembra che ora il nero possa chiaramente riprendere l'alfiere in g5 e attaccare contemporaneamente due pezzi del bianco, quindi in parità del materiale sembra che il bianco stia per perdere o un cavallo o un alfiere, ma qui il bianco riesce a difendere entrambi queste minacce perché in un modo avrebbe potuto portare la donna in G4, eh, quindi in caso di cambio l'alfiere si salva, se invece il nero mangia l'alfiere ovviamente perde la donna, quindi anche qui eh, ha insomma, una soluzione a questa manovra. Quello che viceversa viene giocato è cavallo f3 che lo stesso modo attacca la donna, quindi il nero non ha il tempo di catturare l'alfiere che poi si potrà salvare la mossa successiva, per cui si prosegue con donna 5, la donna ritorna ad attaccare il pedone c3 e ora l'alfiere si ritira in, in h3. Questa è una mossa un po' strana perché spesso uno magari si sarebbe aspettato da quest'alfiere che ritornasse sulla diagonale per minacciare il re quindi per esempio in b3 ehm, da h3 non sembra fare niente di tutto ciò ma quello che vuole evitare <coughs> pragnananda è che ehm, questo cavallo possa facilmente svilupparsi in D7, di fatto il nero potrebbe avere a sviluppare l'equino, qualche problema di troppo a riguardo comunque, ehm, qui ora il nero può effettivamente prendere in C3 ed è proprio quello che viene fatto con donna per C3, però eh, la donna così è un po' esposta agli attacchi in una posizione dove difficilmente potrà recare altro danno al bianco. Per questo motivo Pragrananda ora con un pedone in meno può passare al contrattacco e giocatore B1 con la chiara idea di attaccare il pedone B7. È difficile da difenderlo ma ehm, Nepogna ci prova con B6, questo crea alcune debolezze, per esempio il fatto che questa diagonale cominci a essere più scoperta e quindi magari la torre potrebbe cadere vittima di qualche assalto e inoltre ora qui Bragrana può giocare la torre B3 che attacca la donna e sviluppa la torre in una posizione da cui magari potrà giungere velocemente pure sul lato di Re, quindi guadagnando un tempo eh, la torre viene ritirata in A5 in modo da mantenere la più attiva possibile magari potrebbe entrare pure in attacco sull'ala di Re. Si prosegue ora con D5, anche qui un'altra mossa di sacrificio da parte di Pragnananda, ehm, quindi il secondo pedone che sembra sacrificare. Questa mossa è ottima però perché eh, serve per interferire con queste linee da parte della donna, infatti il bianco potrebbe per esempio giocare il cavallo in G5 e poi fare arrivare pure la donna in h5 e da qui minacciare matto o altre eh, manovre non proprio eh, facili da gestire ora ehm, se il nero prova a prendere questo pedone come avviene in partita effettivamente la, la linea della traversa si chiude e il bianco ha gioco libero nell'eventualità invece che il nero ricatturi di donna semplicemente può essere giocata la torre qua in D3 e prendere l'infilata donna e alfere con guadagno di materiale per il bianco quindi niente di tutto ciò abbiamo giocato C per D5 e ora effettivamente eh, perché Nananda può giocare cavallo G5 passando all'attacco con idea ovviamente di portarci pure la donna per difendere anticipatamente da questa minaccia che potrebbe essere davvero fatale viene giocato H6 che quindi blocca una linea. Ora qui il problema è che il bianco ha già due pedoni di svantaggio, la situazione è compromessa, eh, se semplicemente il bianco ritira il cavallo abbandona l'attacco e quindi vanifica tutti gli sforzi, è necessario a questo punto mantenere a tutti i costi l'attacco e di fatti Pragnananda sacrifica pure il cavallo con cavallo per f7 questa azione tende a indebolire la posizione del re che probabilmente è costretto a prendere il cavallo perché se prendesse di torre la torre presumibilmente rimarrebbe inchiodata con per esempio alfere e 6 dopodiché l'attacco del bianco sarebbe veramente portentoso per questo qua eh, il cavallo viene preso di re il problema però è che il bianco continua con l'attacco ora si poteva giocare anche direttamente la torre quindi 3 però magari il nero riusciva a rientrare con il re quindi prima di passare attacco diretto del monarca avversario il bianco prova a rifarsi su questa colonna centrale magari mirando anche all'alfiere Avversario. Si prosegue di conseguenza con cavallo in D7. Questa è una mossa che lascia il cavallo in presa, ma il nero aveva poche altre possibilità di fatti è necessario prevedere per questo cavallo che possa poi atterrare se sopravvive in c5 per bloccare l'accesso alla donna a questa casa di fatti questa diagonale dove sta il re nero diventa veramente scottante altre mosse che poteva fare qua eh, neponiaci, poteva eh, no, essere eh, cavallo c6 e, e qui effettivamente dopo torre perché attacca la donna il nero può difendere l'alfere frapponendosi all'attacco ma il problema è che qui il bianco arriva con la donna in b3 ora è troppo tardi per fermare l'attacco cioè minacciata la scoperta e il nero difficilmente può riuscire a difendere perché ehm, per esempio anche giocando cavallo in d4 che attacca la donna semplicemente eh, il nero può prendere il cavallo perché è scacco di scoperta quindi non funziona effettivamente ok ad ogni modo dopo cavallo D7 il bianco ha una scelta può prendere direttamente il cavallo con l'alfiere però qui si dà il tempo al re di rientrare e dopo torre per D5 cavallo C5 non ha grosse conseguenze viene scelto viceversa dopo cavallo d 7 di giocare torre per d 5 quindi si va a cercare di sfruttare questo eventuale attacco a raggi dei pezzi neri ora qui forse una leggera imprecisione da parte di Nepomniaci perché qui è abbastanza ovvio che deve comunque perdere il pezzo in un modo o nell'altro poteva scegliere forse con un desperato di andare a guadagnare per un h2 in questo caso il pezzo lo perde in H2 e poi il cavallo si salva e si salva andando a coprire questa pericolosa casa dove la donna potrebbe giungere e attaccare, poi a raggi X il re avversario. In realtà, Neponia ci fa un'altra scelta e gioca cavallo C5, quindi va subito a bloccare questa opportunità ma lascia un po' carta libera al bianco che ora può catturare l'alfiere dopo di ciò ancora il nero ha bisogno di ritirare il re lo porta in g8 e ora comunque arriva donna di 5 con scacco quindi il nero è un po' sotto attacco si prosegue con re h8 e a questo punto una scelta dura da parte del bianco come proseguire l'attacco perché in h8 effettivamente il re nero sembra sicuro e questo è stato permesso grazie al fatto che ha effettuato quel sacrificio di pezzo qui forse si poteva provare a sfruttare immediatamente la colonna la, la diagonale campo scuro che passa a centro scacchiera quindi con attacchi questa variante per esempio donna d4 forse era effettivamente la mossa migliore perché cosa si minaccia si minaccia torre per h6 e poi siccome il pedone g7 è inchiodato il re sarebbe dovuto uscire allo scoperto magari finiva pure sotto le mire dell'alfiere Campo Chiaro, una situazione molto difficile da digerire. In partita viceversa, Progranada ha deciso di portare prima all'attacco l'alfiere in F5 per chiudere questa diagonale, ma il re in questo modo per ancora qualche mossa rimane abbastanza sicuro in questa posizione e infatti Nepomniaci può reagire con cavallo B7 che propone il cambio delle donne e il bianco non può rifiutarsi, quindi eh, grazie a questa piccola mossa di respiro Neponia ci riprende in mano in parte la partita. Qua chiaramente non ci si può eh, rifiutare perché se per esempio si va a prendere il cavallo si perde l'alfiere e comunque la donna è fuori da giochi rispetto all'attacco contro il re nero. Quindi in partita è stato accettato il cambio delle donne, al che se non altro il cavallo ricattura eh, portandosi in una posizione non molto favorevole al nero e ora però la partita continua a essere bilanciata. Di fatto arriva G4 che rafforza l'alfiere, cavallo in C4 attacca la torre che si sposta in, in D5. Ora la partita è abbastanza equilibrata, torre A in E8, H3 e il cavallo si centralizza. A questo punto viene attivata anche il re, d'altra parte siamo praticamente in finale, quindi è giusto che si spostino. E ora si lascia un po' dare pure al re nero con questa spinta in G6 che va a scacciare nuovamente l'alfiere. L'alfiere rientra in C2 e ora arriva la spinta G5. Ora, questa è un po' strana perché sembra riaprire la linea di attacco per First affair, ma il Re Nero su Casa Scura è ancora abbastanza al sicuro. Inoltre, quest'ultima spinta crea un avamposto inamovibile per il cavallo Nero e quindi anche il Nero avrà il suo buon punto strategico da sfruttare. Si prosegue infatti con. Alferi che acquista l'avamposto, cercano di chiudere il punto F4, ma arriva torre 7 che va tanto a difendere la settima traversa: non si sa mai che serva. Eh, torre di 6 attacca il pedone, qua h6, per cui viene difeso con g 7. E ora Torre 1 prova a inchiodare il cavallo, ma questa manovra non funziona perché per prima cosa Torre F6 cerca di togliere in mezzo la torre si sposta in D5 attaccando il cavallo, ma il cavallo sfugge attraverso G6 e difende allo stesso tempo la torre esostante, quindi rompendo l'inchiodatura. Si prosegue pertanto con Torre per E7 il cambio, cavallo per E7 attacca alfiere e a questo punto è abbastanza logico che un pezzo potrà venire cambiato è necessario se il bianco lo vuole evitare perché la partita finisce fatta In tal caso con certa facilità che vada a giocare questa torre in d7 inchiodando il cavallo, il re si dovrà spostare per difendere il cavallo e ora alfiere 4 sposta la fede al griffin del cavallo, ma la partita continua ad essere più o meno bilanciata. Anche il re si sposta in g3, cavallo g6 e ora la minaccia è abbastanza forte da parte del nero che riesce, a meno che l'alfede non venga cambiato a piazzarsi su f4, un avamposto che darebbe molto molto fastidio, quindi equilibrando completamente le sorti della partita. Per questo motivo viene cambiato il cavallo con l'alfiere e dopo la spinta h4 comunque la posizione è completamente pari ehm, c'è un pedone isolato per parte da ogni lato le torri tentano di rimanere attive ma una volta spinto h4 è questione di eh, scambiarsi la stretta di mano e chiudere la partita in parità purtroppo per la nonostante sia stato molto molto preciso soltanto una piccola imprecisione come abbiamo visto ciò cioè non è bastato a nuclearizzare questo Nepomniaci in gran forma però d'altra parte giocando con questa apertura russa ehm, si trovava sicuramente a suo agio e non ha avuto grossi problemi a tenersi dalla partita nonostante vari sacrifici atti a smontare la posizione proprio di Pragnananda comunque partita molto spettacolare questi due giocatori sono molto in forma Nepomniaci. Rimane in testa alla classifica affiancato però da Gukesh che ha vinto l'ultima partita quindi eh, si ravviva possibilmente l'esito di questo torneo eh, dei candidati non resta che seguire le prossime puntate nei prossimi turni ok quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo a presto e ciao ciao